Pronto? Ciao Kiba. Pronto Io, bro! per le tre? Sì, ma non mi aspetto molto quest'anno. Tu invece? Beh, io sono sicuro di voler comprare una PlayStation 4. Non penso che questi ti riesca a farmi cambiare idea. Io invece mi prenderò un Xbox One. Su questo sono sicuro, non penso mi facciano cambiare idea. Ok, allora guarda, vediamoci queste tre giusto per simpatia, per tenere informati magari i ragazzi su qualcosa. Ok. Ciao a tutti ragazzi e bentornati con una puntata di BTC, questa volta di tipo recensione. Lo so, è un po' strano, ma abbiamo comunque intenzione di cambiare un po' stile e cominciare anche noi a fare delle recensioni, magari dei nostri pareri su determinati giochi. Quindi vogliamo prendere la palla al balzo delle tre e spiegarvi cosa abbiamo visto e quali sono i nostri pareri. Il video verrà diviso in due parti. La prima parte l'ho presa io. Parlerò della Sony e della Ubisoft, mentre Kiba parlerà dell'Electronic Arts e della Xbox. Questo giusto per simpatia, diciamo, visto che io sono cresciuto con la Sony e con anche se col PC, naturalmente. Kiba invece è cresciuto maggiormente con la Xbox, quindi giusto per simpatia ci siamo presi questi titoli. Poi io ho giocato a Far Cry, quindi Ubisoft doveva essere assolutamente mio, mentre Kiba altri giochi. Quindi bando alle ciance e cominciamo subito. Destiny è il gioco che ha aperto la conferenza delle 3 a Sony. Ora, questo gioco io non so come inquadrarlo, non penso lo prenderò perché non mi ispira molto, ma le 3 hanno mostrato l'universo di questo mondo, come esplorare il pianeta Marte e le diverse classi disponibili. Hanno inoltre annunciato che è possibile avere una piccola anteprima a partire dal 17 luglio del 2014. Ma con l'uscita di Destiny ci sarà un nuovo bundle PlayStation 4. Infatti uscirà la PlayStation 4 di color bianca, anche il joystick di color bianco, con all'interno il gioco di Destiny. The Order 1886 si è mostrato con un nuovo trailer inedito di gameplay, nel quale il nostro personaggio cerca qualcosa in un manicomio, ma viene improvvisamente attaccato da un lupo mannaro che sinceramente mi ricorda tanto i lupi mannari di Harry Potter. Sucker Punch ha annunciato un DLC standalone per Infamous Second Son. Standalone, per chi non lo sapesse, significa che per chi non ha il gioco può lo stesso giocarci, ma chi ha il gioco avrà diritto a contenuti aggiuntivi. Cosa mancava sulla PlayStation 4? Un gioco di Little Big Planet, e infatti ecco annunciato Little Big Planet 3, in cui a fianco al nostro Sackboy viene affiancato un nuovo personaggio, Odd Socks, che sarà molto più agile e, da come possiamo vedere nel trailer, abbiamo che sarà maggiormente puntato ancora di più alla cooperativa e saranno disponibili tutti i mondi creati fino ad ora. Sony ha annunciato il nuovo titolo digitale Entwined, che è stato reso disponibile stesso subito dopo la conferenza al prezzo di $9,99 in America. Non è molto facile spiegarvi il gioco, ma come potete vedere dal gameplay qui sotto, se vi piace, penso non vi dispiacerà scaricarlo per questo prezzo abbastanza basso. Bloodborne. Ho detto tutto. Bloodborne. Sì. Per chi non lo sapesse, non lo sapevo nemmeno io, lo conoscevo come Project Beast. Ma questo gioco penso che lo prenderò al lancio, farò la mezzanotte starò già fuori dal negozio per prendermelo. Sono i creatori di Demon's Souls e Dark Souls e hanno, penso, cacciato un altro dei loro capolavori. Non hanno fatto vedere quasi niente, ma già dalle ambientazioni cupe, col terrore che è stato messo in questo trailer, mi ha colpito davvero tanto. Ora resta da vedere se il gameplay è cambiato, se ci sono delle differenze. Naturalmente queste sono tutte cose da scoprire in seguito. Voi state vedendo il trailer che hanno mostrato qui sotto. Fatemi sapere cosa ne pensate. Io questo gioco assolutamente lo voglio prendere al lancio e posso dirvi che naturalmente in questa giornata sono comunque uscite delle indiscrezioni, che il gioco è stato creato subito dopo il primo DLC del primo Dark Souls. Per quanto riguarda la storia, possiamo dire relativamente poco. Il nostro personaggio fa parte di una resistenza che combatte contro questo virus che sta prendendo possesso della città. Un altro gioco annunciato è stato Dead Island 2. Questo titolo lo aspettavo da tanto, sinceramente, visto che vado pazzo per i giochi in cui si possono ammazzare gli zombie. Infatti,
Io prenderei l'Xbox One solo per Dead Rising, è un gioco demenziale, lo so, ma lo adoro. Ammazzare i zombie in quel modo è spettacolare. Non sappiamo davvero molto, cioè non sappiamo niente su Dead Island 2, tranne il trailer che vi faccio vedere, un piccolo spezzettone qui sotto, in cui viene rappresentato un ragazzo che corre spensieratamente, ma tutto cambia quando si comincia a creare il caos intorno a lui. Con l'arrivo di The Last of Us rimasterizzato in HD per PlayStation 4, Sony ha voluto fare una cosa abbastanza sfiziosa per quanto riguarda Diablo 3 Reaper of Souls Ultimate Evil Edition. Ce l'ho fatta a dirlo, sì, ce l'ho fatta, solo questo è un trofeo per me. E cosa riguarda questa esclusiva? Nell'esclusiva per Sony di Diablo 3 conterrà i nemici di The Last of Us, quindi anche i Clicker, i Boomer e tutto il resto. Sony ha annunciato che il nuovo gioco Disney Infinity Marvel Super Heroes per la PlayStation conterrà la possibilità di giocare con Hulk. Per i videogiocatori di vecchia data, ma comunque non tanto vecchia, la PlayStation 4 ha deciso di fare un remake in HD di Grim Fandango. Infatti il gioco uscito, primo gioco fatto uscire da LucasArts nel 1998 verrà rimasterizzato in HD. Per chi invece è uscito pazzo con Journey, i sviluppatori appunto di Journey hanno sviluppato un nuovo gioco chiamato Abzu. Voi dite che cazzo di nome è? Lo so, ma nel trailer potete capire che Ab significa acqua e Zu conoscere, quindi conoscere l'acqua. È stato mostrato comunque questo pezzo di gameplay in cui, sempre in stile Journey, dobbiamo esplorare i fondali marini. L'uscita è prevista per il 2016, quindi tra un bel po' di tempo. Sony si è accaparrata una nuova esclusiva, Let It Die, creata dagli eccentrici Suda51. Il gioco comunque presenterà eventi molto cupi, horror, e da quel che ho visto nel trailer sembra anche un picchiaduro, quindi non si sa molto, ma l'arrivo è previsto nel 2015, quindi non dobbiamo aspettare molto per sapere nuove cose riguardo al gioco. Torna alle 3 un gioco di cui vi parlai nella mia prima, tra virgolette, recensione, No Man's Sky. Questo gioco non mi convince e non mi convince, ecco. E comunque non è un gioco indie, è sviluppato da una casa produttrice esterna, ma è fatto abbastanza bene, ma non vedo qualcosa che mi colpisce molto. Sì, è possibile esplorare i mondi, abbiamo visto dinosauri, abbiamo visto che puoi prendere una navicella e andartene su un altro pianeta, ma non ha qualcosa che mi convince, e sono sicuro che non stiano mostrando tutto il loro potenziale, ecco. Hanno semplicemente detto che, come era già stato annunciato in precedenza e detto nell'altro video, ogni giocatore avrà un'esperienza diversa, perché a ogni giocatore il mondo verrà generato in modo diverso. Ora vi sto mostrando il trailer mostrato di Mortal Kombat X, non so come lo si vuole intendere, come lo si vuole dire, e sono stati mostrati alcuni combattimenti dei giocatori che più hanno reso famoso questo gioco. Sony ha dato una data a The Last of Us rimasterizzato in HD e la data è il 29 luglio 2014, quindi per tutti quelli che non hanno potuto giocare a The Last of Us perché non so perché non ci avete giocato, ci dovete giocare a quel gioco, è il gioco migliore del mondo, per tutti quelli che non ci hanno potuto giocare sulla PlayStation 3, se lo vadano a comprare appena esce il Day One e lo vadano a giocare su PlayStation 4 con i poligoni migliorati in 1080p con DLC incluso, se non sbaglio. Quindi sparatelo tutto in una giornata e godetelo fino alla fine. Io non so che dirti guardo questo gioco. Cioè, è troppo. Io non riesco ad aspettare l'uscita. Con voi ho fatto i gameplay per quanto riguarda Ground Zeroes, che è durato 3 episodi, giustamente. Abbiamo spiegato perché, come è uscito e vabbè. Ma io non riesco ad aspettare l'uscita di questo gioco perché sono un fan di Metal Gear sì da quando avevo 3-4 anni che ci giocavo con mio zio e voglio assolutamente mettere le mani su questo gioco. Dopo i diversi rumor dei precedenti mesi è finalmente arrivata la conferma alle 3 che GTA 5 sarà disponibile per Next Gen e per tutti quelli che ci hanno giocato su PlayStation 4, Xbox 360 potranno importare i salvataggi dalle proprie console e continuare la propria avventura su console Next Gen. Per tutti i fan della DC e dei supereroi in generale,
Ecco a voi Batman Arkham Knights. Hanno finalmente mostrato qualcosa di questo gioco, e in particolare il free roaming. Vediamo Batman che si tuffa da questo palazzo, plana, ma cade in picchiata per tantissimo tempo, e la Batmobile arriva come se niente fosse, e a un certo punto si può trasformare addirittura in un carro armato. Quindi anche se vi mostrerò un piccolo pezzettino di gameplay mentre io parlo, correte, cercate il trailer gameplay, cercatelo e godetevelo tutto, perché è davvero da godere. E soprattutto ha fatto anche la sua comparsa il villain di turno, che sarà Spaventapasseri. Il presidente della Sony ha annunciato che entro fine anno verranno implementate nella PlayStation 4 le applicazioni di YouTube e Twitch. Per quanto riguarda la prima, premendo il tasto share potremo condividere i nostri spezzettoni di gameplay direttamente su YouTube, modificandole anche con l'applicazione uscita poco tempo fa, Share Factory. Per quanto riguarda Twitch, per chi già lo conoscesse, possiamo fare le live facendoci seguire dai nostri compagni, amici o in generale chi vuole seguirci. Molto utile per chi ha un canale YouTube e vuole fare una live su Twitch. Sony ha deciso di puntare molto sui free to play, infatti nei prossimi mesi usciranno 25 free to play che spero siano buoni, perché i free to play difficilmente sono abbordabili, ecco, finché non shoppi è difficile giocarci. Ma, e dico ma, la Sony chiude in bellezza mostrando Uncharted 4. Ci ha mostrato relativamente poco, infatti ci ha mostrato semplicemente il motore grafico del videogioco. Ma passiamo alla Ubisoft. Per quanto riguarda la Ubisoft, ha i suoi alti e bassi. E se vi dico il mio pensiero, che Watch Dogs fa cagare, mi ammazzereste, ecco, spero che voi non abbiate capito. E apre con Far Cry 4, quindi apre proprio col botto, con un gioco che... Oddio, ho il platino sulla PlayStation, mi sono azzeccato a fare tutti i trofei, tanto che è bello quel Far Cry 3. E con Far Cry 4 ci mostra il villain che io l'ho odiato, i primi 5 minuti ho visto lo sto odiando con tutto il cuore. E mi ricorda tanto Vass, un pazzo psicopatico che ci vuole mettere in difficoltà. E il nome dovrebbe essere, lo leggo ora perché non me lo ricordo, Pagan Min. Per chi adora ballare, Ubisoft ha mostrato alle 3 Just Dance 15, o 2015 come volete intendere. Kiba, alla vista di questo gioco, ha cominciato a bestemmiare in aramaico antico, perché per lui mostrare un gioco del genere nel 2003 è quasi inutile, ma lasciamo stare. Tom Clancy The Division ne parlerà a Kiba nella sua recensione più tardi o domani, non lo so. Ma la Ubisoft ha mostrato come cambia New York in questo gioco, quindi vi faccio vedere un piccolo spezzettone qui sotto. E io punto molto su questo gioco, davvero, mi attira davvero tanto. E come in Dragonborn e come i giochi ultimamente, The Last of Us e Dead Island, anche qui c'è questo virus che attacca la popolazione e quindi si crea una resistenza. The Crew sfreccia con un nuovo trailer gameplay in cui ci mostra il tragitto tra Miami e Los Angeles, naturalmente velocizzato. Vi saranno 7 location differenti e numerose sfide che spazieranno tra modalità co-op, di esplorazione e di personalizzazione dei veicoli. Ma per tutti i possessori di PC con un PC bello potente, a luglio arriva la closed beta di The Crew. Per quanto riguarda la PlayStation 4, il gioco uscirà l'11 novembre. Assassin's Creed Unity, basta. È l'ennesimo Assassin's Creed che ci mostrano ad ogni E3. Ormai è diventato annuale questo gioco, preferirei non vederlo per 3 anni e vedere un Assassin's Creed fatto con i contro maroni che vedere sempre la stessa cosa girata, rifatta, messa in un altro modo. Ok, in questo gameplay, in questo trailer, in questo Assassin's Creed Unity ci hanno fatto vedere che si poteva tirare molto di più da Assassin's Creed Black Flag per quanto riguarda le nuove generazioni, ma non ho visto che è cambiato niente. Hanno le stesse armi che aveva Ezio nel 1400, hanno cambiato forse un po' le acrobazie e tutto qui. Ma del gioco ne parlerà Kiba, perché è stata mostrata maggiormente la co-op
ecco, è stata aggiunta la co-op in totale nel gioco, ma ne parlerà specialmente Kiban nel suo video. Protagonista sul palco della Ubisoft è stato Valiant Heart The Great War, che ci porta indietro nel tempo, ai tempi della guerra, e ci mostra come nel gioco ci siano, nello stesso tempo, elementi di humor e elementi commoventi, facendoci vedere la tragedia delle... Questo gioco lo voglio. Ubisoft ha mostrato, e tutti sono rimasti stupiti, Rainbow Six Siege. Normalmente io non sono mai stato attratto da un Tom Clancy Rainbow, roba del genere, non mi è mai piaciuto. Ma questo si presenta come il mio primo Tom Clancy Rainbow. Mi ha colpito, a parte che è un multiplayer online, che comunque veramente si basa sul gioco di squadra e sulla frenesia delle azioni, in cui due squadre da 5 giocatori dovranno... una dovrà mantenere un ostaggio in un'abitazione per un determinato tempo, l'altra cercare di portarla all'esterno. Ci sono tantissimi modi per entrare in azione e quindi bisogna scegliere tramite, come state vedendo nel gameplay, tramite, ne so, una piccola videocamera, in quale punto attaccare. Ma mi ha colpito terribilmente la distruttibilità dell'ambiente. Infatti questi, per a un certo punto, per liberare l'ostaggio, mettono una bomba a muro e una bomba sul soffitto, in modo da entrare da tutte e due le parti e fare il culo ai nemici. Ragazzi, lo so, il video non è stato molto esplicativo per ogni gioco e magari non abbiamo detto tutte le notizie uscite dalle 3, non solo di notte. Noi comunque parliamo della conferenza E3, che è andata dalle 6:30 del 9 giugno alle 5 di mattina del giorno dopo. Non vi diciamo tutto, perché non la finiremo più di darvi notizie, ma se volete altre notizie potete iscrivervi sulla nostra pagina Facebook. Magari se ci fate una domanda noi vi rispondiamo tranquillamente. E spero che il video vi sia piaciuto, anche se fatto comunque a tratti per ogni gioco. C'era tanto da parlare e per non fare un video che magari vi annoiava, abbiamo messo comunque una bella grafica, meglio del nostro Kiba. Abbiamo comunque fatto vedere i gameplay mostrati, i trailer mostrati. Ora non ci resta altro che aspettare che questi giochi escano e che non siano una delusione, perché non voglio che siano un possibile Watch Dogs, il quale era stato mostrato come un dio sceso in terra, ma che alla fine si è rivelato non per quello che si era mostrato, ecco. Quindi ragazzi, per quanto riguarda la mia versione, la mia parte di questa presentazione delle 3, termina qui. Noi ci vediamo alla prossima puntata su BTC. Ciao ragazzi!